Ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Batman Arkham Asylum. Siamo sempre qui nel manicomio e ci siamo fermati. Ho rifatto un attimo un pezzo, ma voi non vedrete. E adesso andiamo avanti con la nostra avventura qui ad Arkham. Ok, eccolo qua il punto di salvataggio. Ok, qui non c'è nessuno. Bello, troppo tranquillo. Non mi convince. Ci scusiamo per l'interruzione del programma. Jack Ryder chiede la linea dalla baia di Gotham per un'edizione straordinaria. Buongiorno da Jack Ryder, notizie flash dalla baia di Gotham. Secondo un recente comunicato, l'isola di Arkham sarebbe sotto assedio. Due minuti fa, Joker ha trasmesso a tutte le redazioni dei telegiornali questo messaggio agghiacciante. Salute a Gotham. Quella che sentite è la voce del vostro nuovo padrone. Oh, un attimo, ho saltato una riga. Qui è Joker. Ok, ci siamo persi l'audio di Joker, però vabbè. Ok. Le solite manie di protagonismo sue, comunque, vabbè. Ma perché non mi aspettavo che continuasse là la cosa. Però vabbè, ormai. Siamo fuori? Nato libero, trofeo guadagnato. Però con una luna così grande, Gotham dovrebbe essere sommersa dall'acqua ormai. Però va bene. Ora ascoltate, ragazzi. Harley ha pescato il giocattolino preferito di Batman fuori dalla terapia intensiva. Ma non voglio ancora che se ne vada dall'isola. Tutti gli scagnozzi, i criminali, gli assassini e le maestre d'asilo che non si stanno occupando della festa devono andare sul posto e fare a pezzi la macchina. E così i matti girano liberamente. Avete bisogno di aiuto? Stai in guardia. Me ne occupo io. Allora, dove ti va a mandare? Di là. Oracle, disattiva il sistema di contromisure della Batmobile. Ho visto l'allarme. Che cosa succede? Dove ti trovi? All'esterno della residenza di Arkham. Deve essere stata Harley Quinn a far scattare l'allarme. Se Gordon è ancora con lei, potrebbe finire male. Ok, fatto. La Batmobile è ancora parcheggiata fuori dalla terapia intensiva a nord di Arkham. Ti ho mandato gli schemi di tutta l'isola. Ho contrassegnato i punti chiave, come la tua auto. Grazie, Oracle. Ok, noi siamo lì e stiamo andando verso la Batmobile. Ok. Eravamo qui. Residenza di Arkham. Giardini botanici. Andiamo lì. Aprite! Bene, da quando Batman vi ha fatto finire qui dentro, che non vedo l'ora di portare. Ho fatto più volte per il ufficio di Gotham. Oh.
Ciao bello. Avete fatto male i vostri calcoli. Permesso? Giù le mani dalla mia macchina. È Batman! Ti riduco in brasselle. Tutto bene, bello? Non farti colpire, idiota! Chissà che modo. Te lo prendo io. E che ca... Vuoi stare giù? Oh! C'è una dose di gel esplosivo nel baule della Batmobile. Potrebbe servirmi. E abbiamo anche il gel esplosivo! Harley ha distrutto la macchina. Sembra ci sia stata una zuffata. Devo perlustrare la zona intorno alla Batmobile. Potrebbe esserci un indizio che mi indichi dove ha portato Gordon. Modalità detective. Qui Joker. Wild Country, il tabacco preferito di Gordon. È più furbo di quello che sembra. Mi ha lasciato una pista da seguire. Oracle, ho trovato una pipa. Ha le iniziali di tuo padre incise sopra. È il regalo che gli ho fatto all'ultimo compleanno. Non l'avrebbe mai lasciata in giro. Esatto. Mi ha voluto lasciare una pista. È vivo, Barbara. Se seguiamo le piste. Le porte di sicurezza sono chiuse a chiave. Sono costretto a girare intorno. Spero di ritrovare la pista di Gordon dall'altra parte. Potrete girare in tondo. La pista è svanita. Tornerò dove ho rilevato le ultime tracce di tabacco. Ma non possiamo andare. Chiamata per il dottor Howard. Dottor Fine, dottor Howard. Perché le cose finiscono qui. Però è sbarrata. Quindi andiamo qua. Possiamo fare qualcosa qui? Trofeo di Enigma. Vediamo un po', perché le tracce di tabacco finiscono lì. E noi non abbiamo niente da fare qui. Qui è Joker. Vorrei ricordare a tutti i nuovi residenti del manicomio di Joker che sono... Quel muro sembra abbastanza leggero. Posso usare il gel esplosivo per aprire un nuovo passaggio. Eccoti qua. Niente scuse, niente ma. E sapete qual è la cosa bella di questa regola? Sembrava di ghiaccio con la modalità detective, però... Boom! È permesso? Aspetta che c'ho degli upgrade. Combo Batrang, colpi critici, upgrade armatura, dai. Basta, non ho più punti? Okay. Signore e signori, buonasera. Gli
di una fastidiosa invasione da parte di un pipistrello. Permettetemi di ricordarvi che è vostro dovere civico sterminare i parassiti. Non possiamo permettere che torni sulla terraferma. Ok, sogni d'oro belli. Allora, dunque, la traccia fa là, quindi di lì non si deve andare, quindi le tracce di tabacco vanno qua. Intanto portato di qua. Arrivo, Jim. Deve essere là. Nessuno ha visto Batman? Parla come un idiota, ha l'aspetto di un idiota, ma non lasciatemi ingannare. È veramente un idiota. È qui! Cavolo! Oh, boom! Ehi! Ok. Tutte ste dentiere. Non vi pensate di frugare in ogni cantuccio? Dovete sanarvi tutti! Non vorrei che qualcuno mancasse alla festa. Sono troppo bravo, ma il padrone di casa. Ok, deve essere qui dentro la traccia, sì. Harley, ciao! Dove hai portato Gordon? Ehi, levati, Batman! Adesso tocca a me! Dov'è Gordon? Non vuoi saperlo? Sono qui! Zitto! Che idiota! Harley! Che cosa ci fa lui qui? È troppo presto! Scusa, biscottino, non arrabbiarti con me! Oh, sfacciatella! Non riesco mai a tenerti il muso! Mi piace, Batman! Dovrai trovare un'altra entrata! Ciao, ciao! Qui è bloccato. Meglio uscire a cercare un'altra via d'accesso. Allora, sappiamo che Jim è qui comunque. Problema che qua non vedo niente di difettoso, di difetto strutturale. Ci deve essere forse un qualcosa per il... Aha! Aspetta, tutta l'aria, esatto. Lo dicevo che era sopra, ma non sapevo dove. Ok, qua dentro. Obiettivo completato. Voglio che tutti i medici siano radunati, perquisite ogni centimetro del centro medico. Sul serio, controllate ogni stanza, ogni studio, anche i vostri rifiuti! Se un altro medico tenta di scappare e di uscire dall'edificio, ci andate di mezzo voi! Scrutate, vi lascerò morire! E che diavolo, magari lo faccio lo stesso, chissà che spasso! Andiamo avanti qua.
Che qui c'è un bel trofeino. Però non so se riuscirò a prenderlo. Op. Qui. Ah no, sì, l'ho preso. Praticamente l'ho preso. Olle. Certo che l'hai trovata semplice. Doveva essere così. Ok, poi andiamo di qua. Vediamo dove porta. E rimango in modalità stealth. Vedi, immaginavo. Ok. Giù le mani. Sta zitta e vai insieme agli altri. Muoviti! Ok, ok, ho sentito. Vado. Perché gli servono i dottori? Devo salvarli. Allora. Aspetta, qua c'è questo. State buoni, dottori. Vi sto per salvare tutti. Allora. Quanti ne sono rimasti? C'è quello di là anche. Ok. Bravo, cammina. Là. Caccia implanata. Ok. E boom. C'è un dottore in casa? Peccato. Ho qui un mucchio di ragazzi che hanno bisogno di cure immediate. La stanza è vuota. Siete al sicuro. Dottoressa? Batman, da questa parte. Sì, ci sono, dottoressa. Non so che cosa sia successo. Stavamo facendo le ronde serali quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella stanza e ci hanno catturati. C'era qualcuno con loro? Hanno portato qualcuno in ascensore, ma non so chi sia. È chiaro che non volevano essere seguiti. L'ascensore è stato disattivato. Qui non correte pericoli. Andrà tutto bene. E gli altri? Abbiamo sentito degli spari. Potrebbero essere morti. Andiamo ad aiutarli. Oh no, dimenticavo. Il dottor Kellerman era in sala osservazione. Il dottor Chen è andato in chirurgia. E la dottoressa Yang è andata in radiologia. Ok, restate qui. Vado a cercare gli altri dottori. Ci ha salvati Batman. Non pensavo che esistesse davvero. Ti tiro fuori io di lì. Andrà tutto bene. Ok, e adesso? Dove dobbiamo andare però? Ecco, c'è la porta. Cavolo. Verrà un po' lungo sto video, Le sto per presentarvi l'indefesso lavoro di ricerca portato avanti dalla nostra nuova responsabile, la dottoressa Fenelo Pigna. Allora di dal suo arrivo in squadra, Arkham si trova ora in prima linea della ricerca della mente. Madò. Buongiorno, Arkham. Parliamo della mente. Com'è possibile capire un organo così complesso e curarlo nel caso in cui si ammalasse? Bella domanda. Ma qua c'è qualcosa? Lo scopo del progetto è immaginavo, guarda, un trofeo. Per testare i casi speciali in modo sicuro. Qui? Puoi trovare la cura per i soggetti più sfortunati, più deboli, quelli che non sono fisici. Ah, ma qua sono tornato in indietro, ok. Batman!
Non parli, adesso è al sicuro. Ma è una trappola! Lo so, ma non per me. Oh, è vero! Sei davvero il più grande detective del mondo! Come ci sei riuscito, Batman? Oh, e che diavolo! Scendete, ragazzi! Vediamo se sei morto di prendere... Ok, c'è anche la dottoressa Young di là. Adesso mi fa vedere la mappa dei dottori. Il dottor Chen ce l'ho, è qua. Il pesce d'aprile stavano aspettando. Dai, vieni. Hop. Te l'ho detto, dottore, che per me non era una trappola. Fiato, Batman. Sto cercando di ammorbidirti un po'. Sarà l'anteprima perfetta per il grande momento, vedrai. Mi dispiace, ho cercato di dirtelo, ma non riuscivo a parlare. Tranquillo, adesso sei al sicuro. Posso gestire questi due delinquenti. Ok. Da sopra loro potevano arrivare da qualche parte, no? Perché c'è solo questa zona. Ok. I pazienti sono pregati di mantenere la calma e di avviarsi lentamente verso il proprio alloggio. Le nostre scoperte hanno dato vita a dibattiti sulla possibilità che le psicosi siano neurotossiche o che le alterazioni potenzialmente dannose per il cervello siano correlate alla durata degli episodi psicotici. Il progetto Titan ci permette di rafforzare la capacità individuale. Titan? Che è? All'inizio. Allora, andiamo qua in questa corsia. Ma è stato l'arrivo del paziente X a dare slancio alle nostre speranze. Chi è la guardia? Il paziente. Quel figlio di puttana di Cash. È qui. Titan su ampia scala. Dobbiamo ringraziare gli altri. Ti riduco a brandelli. Ops. Dicevi qualcosa? Insomma, tanto migliore non è. Boss, fatto. È Batman. Vai, Batman! Non ho visto, dai, c'era la pianta. Mannaggia. Che cos'è successo? È partito un allarme nel centro medico, ho sentito delle grida e ho trovato un dottore a terra. L'ho aiutato e la stanza si è riempita di gas. Le porte sono chiuse. Non possiamo uscire, non so per quanto resisteremo. Coraggioso. Diamo una mano al signor Cash. Ne ha bisogno. Quando esco di qui ti faccio ridere le chiappe. Vai. Verrà un po' lungo perché voglio fare tutti i dottori qui. Joker ha riempito la stanza di gas. Siamo bloccati qui dentro. Io posso aspettare fino a domani, ma il dottore non è messo con me. Cavolo. Batman, non so se riesci a sentirmi. Il pannello di controllo mostra alimentazione accesa, la ventola 1. Joker, devi morto. Joker, non avrei parlato di questa parte del piano. No, dai. Ok.
Boom. Attenzione alla ventola 2. Ci sta riuscendo tutto. E ne andremo presto di questo schiantato. Puoi sbrigarti. Hai visto che effetto fa questa roba? Sì, allora aspetta, faccio fare una roba. Le tre ventole sono verdi, la loro doppia regime, la stanza sarà distrutta in pochi minuti. Sorpresona! Batman arriva giusto in tempo! La prossima volta che esce ti sparo subito, così non ci penso più. Ah, ce l'ho fatta. Tutto bene, ragazzi? Lo so, era sotto chiave, ma è riuscito a uscire e c'è chi ci ha lasciato la pelle. Se potessi avere quell'animale per un minuto. Allora, questo è andato. Quindi adesso dovrei tornare indietro e fare quello? Sì. Però l'ascensore è bloccato, quindi come faccio? Allora, devo uscire da qui. Ma qua cosa c'è? Niente, è una porta così. Allora, da dove? Di qua. Giusto? Sì, poi devo fare sinistra. Ci sono ancora alcuni medici che hanno bisogno di me. Ci siamo quasi, eh? Sì. Passatelo qua su più per tenere il segreto. Ho due amici che verranno alla festa. Uno è terrorizzato all'idea che tu te ne vada senza neanche salutare. L'altro che sarà sorpreso di vederti almeno quanto tu di vedere lui. Allora, upgrade. Speciale K.O. Critici. Che altro c'ho qua? Efficacia Batarang. Allora, tanto poi li faccio tutti con calma. Allora, devo andare di qua. Giusto? Sì. Ci siamo. Di là. Qua no, perché c'è l'ascensore, quindi devo andare di qua. Le storie dei super criminali che sono stati curati qui le conoscono tutti. Nei settori con un livello di sicurezza più basso, gli individui affetti da disturbi minori possono ritrovare in sanità. Manca solo la dottoressa. Abbiamo tutte le specialità mediche e siamo in grado di... Così quella è la dottoressa Yang. Sì, da lei mi farei operare quando vuoi. Ok, via. Ok. Ora potrete farvi operare quanto volete dalla dottoressa. Perché fai così? Io ho fatto esattamente quello che mi hai chiesto. Guardami, pensi che mi importi? Smettila di piagnucolare e ascolta. Se qualcuno si avvicina a te senza il permesso di Joker, ho l'ordine di ucciderti all'istante. A quanto pare sei tu che ci dai potere contrattuale. Ti avverto, il capo ha il controllo totale. Ha pianificato tutto con precisione. Amici dentro e fuori. Mi rendo conto che questo lavoro, come dice lei, ha bisogno di amici. Mi piacerebbe sapere perché ha scelto me. Joker ha fatto il mio nome, mi permette di parlare con lui, sono sicuro. Ah! Per favore, no! Salvata, dottoressa! Opla! Tutto bene?
Che cosa succede? Parlavano come se fossero loro a comandare. È vero che Joker è scappato? Purtroppo sì, ma non per molto. Sono mesi che studio il caso di Joker. Dall'ultima fuga il direttore ha detto chiaramente che lo voleva curare. La pubblicità negativa influisce sulla campagna elettorale. Questa è la minore delle sue... Oddio, stavo per dimenticarmene. Hanno detto che si sarebbero spostati all'interno del centro per dare la caccia agli altri dottori. Nessun problema, sono stati tratti tutti in salvo, ma è meglio che resti qui. Ok, fatto. Lo staff medico è al sicuro. Posso continuare a seguire la pista di Harley Quinn e Gordon. L'ha ordinato il dottore, trofeo guadagnato. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli.